Eccoci qua, cari amici, fiera auto d'epoca Padova, 24 ottobre del 2020. Purtroppo tempo di coronavirus, Covid, eccetera eccetera, non c'è l'affluenza degli scorsi anni. Come vedete qua la situazione si presenta tutti con la mascherina, anche questo è uno scenario che non avevo mai visto, e vi faccio vedere così traccia di esposizione. Guardate qua, da questa Fiat Multipla Sabrina che abbiamo già filmato, ci portiamo su questa Panda 4x4, 4x4 appunto, del 1985, anche questa va in memoria, la dedichiamo un po' laggiù. Eccolo lì, abbiamo qua la mascotte Roger, guardate qua, bravissimo Roger. E poi ragazzi andiamo qua su questa bellissima GT 1750, e anche questa va in memoria per gli appassionati dell'Alfa Romeo. E come direbbe, e come direbbe l'amico Alessio, peccato per la targa, però insomma il fascino rimane. Guardate il cambio. Ecco qua, ve la faccio vedere questa bellissima 1750 GT con fari gialli, bellissima, purtroppo la targa è quel che è, però insomma è bellissima, spettacolare questa. Guardate qua, targa o non targa, questa qua è una gran macchina a mio modo di vedere. Eccola qua, guardate qua gli interni belli, volantino di legno, guardate lì la mascotte Roger, ci sei? Ecco qua, E poi un'altra auto datata, appassionati di Alfa Romeo, probabilmente queste sono auto che ormai i giovani non comprano più. Ecco qua, un'auto in stile Mario Righini, la mettiamo in memoria. Eccola qua, bellissima. E poi niente, andiamo a vedere qua quest'altra auto, questa GT Sprint veloce, bellissima anche questa, si porta a casa tutto qua, ragazzi. Con questo il vecchio Marvin va avanti con il record, ecco qua, non c'è tanta gente, però va bene lo stesso, portiamo a casa tutto quello che si può portare a casa. Ecco qua, spettacolo, targato tra l'altro Vicenza. Ecco qua, ragazzi, con questo non so, vi saluto, dai, andiamo avanti ancora con il traccia di record. Abbiamo questa Mocche che forse io ho già filmato a Reggio Emilia, poi eccola qua, andiamo avanti con una Lancia Delta qua, classico, portiamoci su questo 112, saluto l'amico Antonio di Campobasso anche, saluto un po' tutti gli amici che dimentico sempre, saluto Antonio Bruno, saluto Ulisse. Ecco qua, abbiamo una Mercedes, beh, 190 come piace a me, classico. E poi per concludere abbiamo questo Ford Transit, eccolo qua, bellissimo anche questo, quasi il classico maialone, quasi multipla inquadrata. E poi un'altra volta questo Transit che il prezzo è sui 20.000 euro, tutto originale. Ragazzi, con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Sento rumore di trattore o motore, ma no, una moto. Andiamo a vedere un po' la diretta qua, molto buono.
di panorama dalla fiera, Con questa X19 potremo anche concludere il filmato, Tutti attratti da questa moto. Quando c'è altro da portare a casa qua, Non possiamo perdere tempo dietro una moto. Dobbiamo fare bottino a chi. Ragazzi, ciao a tutti. Ecco qua un po'. Dato che ci sono, per concludere, a questo punto c'è un'altra Alfa Romeo Giulia Super 1300 qua per l'amico Alessio, targata Treviso del 73, e anche questa finisce in memoria. E saluto anche l'amico Matteo Roberti, Qua non c'è esposto il prezzo, però va bene lo stesso, Un'altra Delta qua, però a questo punto qua continuo a dire concludo, ma il filmato va avanti. A questo punto, questo è un bel conservato, cioè, questa 500 un po' particolare, detta Barbie, eccola qua, il bravissimo Giovanni Neri, appassionato di queste auto. Ragazzi, alla prossima, viva il Marvin Tour, viva per auto d'epoca Padova. E qua l'archivio, dai, l'abbiamo fatto. Ciao a tutti, alla prossima. Guardate qua, un Lancia Delta Evoluzione del 92, qua il prezzo non è esposto. Abbiamo un Porsche e niente, ancora su questa Giulia. Ragazzi, alla prossima, viva la Joe che ci manca. Saluto tutti gli amici del canale Porsche 944 Turbo del 87, ciao a tutti, spettacolo, alla prossima.